Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pizza veloce fritta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, acqua, zucchero, lievito per torte salate, sale, olio, salsa di pomodoro cotta, provola, origano e olio per friggere. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, il sale e l'olio. Ed azioniamo il bimby per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, dividerlo in due parti uguali e posizionarlo su un piano di lavoro, lasciandolo riposare per 5 minuti. Trascorso il tempo, stendiamo ogni panetto formando un disco. Stendere anche l'altro panetto e friggere in abbondante olio caldo da entrambi i lati fino a doratura. Una volta cotta, mettere la salsa di pomodoro, il formaggio, spolverizzare con dell'origano, e cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi nella parte alta del forno, fino a quando non si sarà sciolto il formaggio. La pizza è cotta, irrorare con un filo d'olio e servire. Pizza veloce fritta. Grazie e alla prossima ricetta!